la signora aveva l'umore piuttosto basso. Tutto quel bagaglio che s'era portata dietro per affrontare il lungo viaggio. Tutte quelle sciarpe colorate. Quelle carte. Quelle matite da temperare e il temperino, no. Tutti quei cappelli, lei che non portava mai cappelli, e abiti lunghi per la sera, quando la sera, solitamente, crollava di sonno, viaggio o non viaggio. E quelle scarpe, 7 paia di scarpe dei 7 colori, tacchi più di 7, pelle lucida. Lei che per consuetudine portava scarponcini bassi e comodi per camminare veloce come una nuvola. La signora pensava proprio d'aver sbagliato la programmazione, di non aver portato il necessario per affrontare questo viaggio faticoso verso la terra desolata della sua solitudine. E s'era seduta sul ciglio della strada, su un povero resto di tronco tagliato secoli prima, la valigia a terra, le mani in grembo, a guardare la via. Probabilmente piangeva. E non passava nessuno. Nessuno. Solo il vento, che soffiava continuo e sollevava la polvere, facendola volare scomposta, come in un vecchio film western, tra una casa vuota e l'altra, sibilando.